fuerza y a otro le saca el corazón. ¿Tú piensas en la muerte? ¿La muerte? ¿Piensas en la muerte? Pues sí. ¿Sí? Sí pienso, sí. ¿Y cómo la te atrae la muerte? La muerte me atrae. ¿Te gustaría morirte? Pues sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Pues yo ya no me encuentro yo en condiciones ya de estar en esta vida. Yo le conocí en Madrid, personalmente sí. Es un hombre gravísimamente enfermo, sin tratamiento ninguno, abandonados por todos, cantidad de delirios, alucinaciones, su vida regada con alcohol permanentemente, y en ese mundo de enfermedad no distinguía una persona de una cosa. Entonces mataba con una crueldad que ni siquiera en los animales existe. Es pavoroso el caso de este hombre. Francisco García Escalero è uno dei casi europei di omicidio seriale più raccapriccianti, nonostante sia praticamente sconosciuto al di fuori della Spagna. Nasce a Madrid il 24 maggio 1954. Si distingue da subito per essere un bambino strano, secondo figlio di una famiglia di umili origini. Di padre muratore e madre addetta alle pulizie, cresce in un quartiere della capitale vicino al cimitero dell'Almudena e forse la vicinanza a un luogo così macabro ha un ruolo nella formazione della personalità, dato che sviluppa un carattere malinconico e solitario che lo porta a passare diverse notti fra le tombe del cimitero invece che nel suo comodo letto a casa. García Escalero soffre di depressione sin dall'infanzia e ha frequenti impulsi suicidi. Uno dei sogni ricorrenti è quello di attraversare la strada mentre passano le auto nella speranza di essere investito. La tristezza cronica del bambino provoca le ire del padre, che non gli risparmia severi rimproveri e percosse. Nel 1973 iniziano i problemi con la giustizia e finisce in riformatorio per aver rubato una motocicletta. Poco tempo dopo esserne uscito, all'età di 21 anni, compie il primo reato di aggressione. Insieme ad un amico, attacca una coppia di giovani nei pressi del cimitero e violenta la ragazza davanti agli occhi del fidanzato, crimine per cui è arrestato e condannato a 12 anni di carcere. Durante la detenzione, García Escalero, sempre più depresso, si fa coprire il corpo di tatuaggi, alcuni dei quali contengono frasi rivelatorie del suo stato d'animo. In uno di questi, infatti, è raffigurata una tomba con all'interno una scritta: «Sei nato per soffrire». Uscito di prigione nel 1984, si ritrova senza amici, educazione scolastica, né parenti che possano aiutarlo. Non trova lavoro ed è costretto a mendicare nei dintorni della parrocchia di Nostra Signora di Fatima a Madrid. Nello stesso periodo assume psicofarmaci e alcol a profusione, diventando sempre più scontroso e soggetto a improvvisi scatti d'ira. Forse a causa dell'abuso di pastiglie e alcolici, o forse a causa dei problemi psichici presenti fin dall'infanzia, comincia a soffrire di allucinazioni uditive. E le voci gli ordinano di commettere nuovi crimini e di profanare cimiteri. Soffre anche di percezioni alterate del corpo e spesso prova la sensazione di non esistere o di essere trasparente, tanto che a volte non riesce a vedersi neanche quando è davanti ad uno specchio. Francisco García Escalero inizia la carriera di assassino uccidendo persone che in un certo senso ritiene simili a lui,
cioè altri barboni e prostitute. La prima vittima è Paula Martinez, una prostituta tossicodipendente il cui cadavere decapitato, con la testa distante solo pochi metri dal resto del corpo, è rinvenuto nella periferia di Madrid nell'agosto del 1987. Dopo l'arresto dirà: «Non so se è stato un sogno o qualcos'altro che mi è passato per la testa. Non ricordo molto». 9 mesi dopo, nel marzo del 1988, uccide un mendicante di nome Juan, colpendolo alle spalle con un coltello e fracassandogli la testa con una grossa pietra. 1 mese dopo uccide un altro barbone conosciuto alla mensa della chiesa, il cui corpo viene trovato semicarbonizzato nel cimitero di Aluche. García Escalero continua ad uccidere e lo fa in maniera sempre più brutale. Alcuni cadaveri sono decapitati, altri hanno il cranio fracassato da grosse pietre, altri ancora hanno le viscere e il cuore asportati, ma nella maggior parte dei casi l'assassino brucia le vittime per cancellare le tracce. Per obbedire in toto alle voci deve anche profanare le tombe e così alterna agli omicidi incursioni nei cimiteri per compiere atti di necrofilia sui cadaveri spesso in avanzato stato di decomposizione, superando i freni inibitori grazie all'alcol e alle droghe. Molte profanazioni nei cimiteri di Madrid, come quelle del 10 aprile e del 13 novembre 1986, sono ritenute le azioni di sette sataniche, ma in realtà gli stupri di cadaveri putrefatti sono solo opera di un barbone psicotico e alcolizzato. Nel marzo del 1989 il corpo di un mendicante di nome Angel è rinvenuto quasi decapitato e con alcune dita delle mani amputate. A maggio un barbone, Julio, di 65 anni, viene trovato morto. Il corpo semicarbonizzato è coperto di coltellate e il pene è stato amputato. La polizia di Madrid non riesce a trovare una connessione tra i vari crimini e l'assassino continua indisturbato a uccidere negli anni successivi almeno altre 5 vittime, mutilando, decapitando e bruciando i cadaveri. Nel 1993, per motivi non inerenti agli omicidi, García Escalero viene ricoverato nell'ospedale psichiatrico Alonso Vega di Madrid insieme ad un altro mendicante di nome Víctor Luis Criado. Dopo qualche tempo, i due fuggono dalla struttura e passano i giorni successivi a ubriacarsi. Poi, Criado viene trovato morto nei pressi della chiesa de Los Sagrados Corazones, con il cranio sfondato e il corpo carbonizzato. Sono passati 7 anni da quando García Escalero ha iniziato a uccidere e compiere altri atti ripugnanti. Adesso le voci nel cervello gli dicono che è arrivato il momento di suicidarsi. Così si piazza al centro di una trafficata strada della capitale e si fa investire da un'auto, rimediando però solo la frattura di una gamba. Giunto in ospedale, in un momento di lucidità, confessa i crimini agli infermieri e chiede di essere fermato perché non vuole continuare ad uccidere. Interrogato dalla polizia, confessa 14 omicidi, descrivendo la soddisfazione che prova quando ha rapporti sessuali con i cadaveri che esuma dalle tombe o con le vittime che uccide. Nell'aprile del 1994, il caso guadagna le prime pagine dei giornali spagnoli e Francisco García Escalero, di 39 anni, viene soprannominato El Mata Mendigos, nomignolo corrispondente alla realtà, ma sicuramente non adatto a descrivere appieno le atrocità dei suoi delitti. I periti che lo visitano dopo la confessione lo descrivono affetto da schizofrenia, alcolismo cronico, dipendenza da benzodiazepine, perversioni sessuali multiple quali bisessualità, necrofilia, cannibalismo, oltre ad una cecità quasi totale da un occhio a causa di un incidente subito da bambino.
Processato nel febbraio del 1996, viene riconosciuto colpevole di 11 omicidi, nonché un pericolo per la società. Al tempo stesso, è giudicato non responsabile per i suoi atti a causa delle gravi patologie mentali che lo affliggono e il giudice dispone il ricovero a tempo indeterminato nel manicomio criminale di Fontcalent, ad Alicante. Il 19 agosto 2014, Francisco García Escalero muore nella sua cella soffocato dal nocciolo di una prugna. Notizia che passa inosservata, al contrario di un'intervista rilasciata nel 1996, nella quale ammetteva di non sentire le voci quando uccideva. Era come se una forza superiore si impadronisse di me e mi obbligasse a farlo senza che io lo volessi. Grazie per aver ascoltato la mia storia, che per oggi termina qui. Appuntamento al prossimo caso True Crime. Ciao e buona estate. Thank you.